Nel freddo pungente del Bruno Abbatini di Genzano, la spunta di misura la cinzia Alba Longa sul notaresco, al quale non riesce l'aggancio in vetta alla classifica sulla capolista Castelnuovo. I padroni di casa devono fare a meno di Pace Squalificato e Angelilli. Gli abruzzesi in formazione tipo si schierano con Banegas e Marchionni alle spalle di Dos Santos. Il primo squillo di marca locale con Panaioli, ma il suo destro non inquadra lo specchio della porta. Al 18esimo dubbio il fuorigioco fischiato a Dos Santos, lanciato da un ispiratissimo Marchionni. L'ex Monte Giorgio 30 secondi dopo lancia Frulla, bravo a inserirsi con i tempi giusti, meno a tu per tu con Santilli, bravo a respingere. I bianchi di casa non ci stanno e si distendono in fase offensiva con Gianoco in mezzo, pesca Panaioli, ma la mira del 7 come in precedenza non è precisa. I rossoblu provano a pungere anche in contropiede quando Marchionni lancia Dos Santos, ma la conclusione non sortisce gli effetti sperati. Al 27esimo tegola per Epifani, che perde Colombatti per infortunio, al suo posto Matteo Gallo. Alla mezz'ora stessa sorte per Barbarossa, che accusa un problema muscolare, al suo posto mister Venturi inserisce Di Vico. Nella ripresa subito in avanti gli abruzzesi con Dos Santos che crede in una palla vagante, ma valanga in uscita Santilli, rimedia come può. Il notaresco fiuta il colpaccio, ma le cose si mettono in salita al 12esimo quando il direttore di gara espelle per doppia ammonizione Marchionni, reo nella circostanza di aver simulato un fallo all'interno dell'area di rigore tra le proteste della panchina rossoblu. La cinzia approfitta dell'uomo in più e passa a condurre al 23esimo con Di Vico che dal centro dell'area di rigore di testa insacca il cross di Mazzei. Epifani prova a scuotere i suoi mandando in campo Simoncini per Blando e Palumbo per Ghiani, e proprio sui piedi dell'ex Pineto capita una ghiotta occasione al 33esimo, ma la sua conclusione è a metà tra un tiro e un passaggio. Sul capovolgimento di fronte Oggiano, oggi un po' in ombra, ha l'occasione per chiudere la gara, ma il colpo di testa fa la barba al palo. Sul finale di gara Serriello di Chiari ristabilisce la parità numerica mandando anzitempo sotto la doccia Mazzei per doppia ammonizione. Nel recupero tanta confusione in campo che non agevola le speranze di rimonta del notaresco. Perché credo che oggi io sono orgoglioso di questa partita che hanno fatto i ragazzi, hanno fatto forse la miglior partita dell'anno contro una squadra che lotterà fino alla fine per vincere il campionato, ma noi oggi credo che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, abbiamo avuto occasioni, in 10 la squadra allena una grande squadra, oggi lo posso dire, allena una grande squadra perché oggi in 10 e la squadra ha lottato, ha corso, ma anche sempre giocando bene, e non arrivando a caso in porta, quindi di questo ne sono orgoglioso. Purtroppo oggi c'è stata una conduzione arbitrale alquanto discutibile, io non mi lamento mai degli arbitri, però credo che il rigore su Marchionni era sacrosanto, ma quantomeno non è da munizioni. E quindi lì cambi la partita. Parlavo prima con i ragazzi, gli ho detto che dobbiamo essere orgogliosi della partita di oggi. Ci deve consolidare il fatto che siamo una squadra forte, perché oggi l'abbiamo dimostrato, e ho fatto anche una battuta perché vuol dire che con le squadre grandi ci fanno giocare in 10 perché ci temono talmente tanto, quindi ci tocca giocare in 10 sempre. Ecco mister, preoccupano le condizioni di Colombatti? Mi spiace per Gabriel, speriamo che non sia niente di grave, è andato a saltare di testa quando è ricaduto il ginocchio, ha sentito un dolore al ginocchio, ci auguriamo tutti che non è niente di grave perché Gabriel poi è un giocatore importante per questa squadra. E quindi ci auguriamo il meglio per lui, quindi oggi è una nota negativa, speriamo di avere buone notizie in settimana, che non è niente di grave. Sì, diciamo che tutte le partite, specialmente in Serie D, si vincono su episodi, però devo dire che dopo i primi 10 minuti, dove comunque il notaresco ci aveva creato sicuramente qualche problema, poi penso che da quel momento in poi, soprattutto al primo tempo, abbiamo fatto una buonissima partita e abbiamo anche avuto delle palle importanti dove non siamo riusciti a concretizzarle. Poi il secondo tempo la partita si è fatta un po' sporca e anche per il campo, le espulsioni. Insomma, noi abbiamo trovato un gran bel gol e l'abbiamo difeso coi denti fino all'ultimo. A volte per vincere serve l'episodio sia a favore che poi a favore con un errore della squadra avversaria. Comunque oggi incontravamo la squadra prima in classifica e credo che abbiamo vinto una partita importante, ma non determinante, ce ne sono ancora tante altre.